Carissimi amici, salve a tutti. Per favore, rimanete un attimo su questo video perché quello che ho da dire con umiltà è una cosa che vi riguarda, che ci riguarda tutti quanti, noi che purtroppo viviamo in questa nazione disastrata di corrotti e parassiti. Allora, non so se avete sentito l'ultima di questo governo Meloni, lei e tutti i suoi compagni, che cosa hanno combinato in questa manovra che sembra che non finisce mai, che purtroppo dovrà finalmente finire per il 31 dicembre. Hanno tolto il reddito di cittadinanza, anzi adesso stanno creando ancora più problemi perché devono recuperare dei soldi per investirli nelle armi all'Ucraina, per aumentare gli stipendi ai parlamentari, per i vari bonus dei politici e parlamentari, insomma devono fare cassa. E quindi ancora problemi, ancora guerra ai poveri, ai bisognosi. Niente più reddito di cittadinanza. Prima parlavano 8 mesi e poi veniva tolto, invece adesso i mesi passano a 7, invece prima 2 lavori, invece adesso 1, se rifiuti il primo lavoro, anche se a 500-600 km di distanza, ti viene tolto il reddito. Quindi questi poveracci, per avere queste 400 euro al mese, devono, se abitano in Sicilia, hanno un lavoro a Pordenone, a Gorizia, in Trentino Alto Adige, perché da quelle zone lì che si trova ancora un po' di lavoro in Italia, devono lasciare la Sicilia e trasferirsi là, come se poi ci vorrebbero 400 euro per trasferirsi, affittare una e compagnia. Beh, lo devono rifiutare per forza il lavoro. Quindi è tutta una magagna per togliere il reddito di cittadinanza a tutti, completamente a tutti. Sono tutte strategie, come avevano inventato quella dei detenuti, no? Chi ha un detenuto in famiglia all'improvviso gli è stato tolto il reddito, con tante cose, tante schifezze. Ma l'ultima non lo so se la sapete, è veramente schifosa, fa vomitare e ci fa voltare lo stomaco. Almeno a me, io quando ho sentito questa notizia, mi trovavo con mia moglie, mi volevo buttare con la testa nel muro, pensando solo che in Italia esistono pure quelli che sotto i commenti scrivono: forza Giorgia, vai Giorgia, sei unica, sei grande. Imbecilli, imbecilli, ma lo vedete dove ci stanno portando questa massa di incompetenti? Lo vedete? Ma vabbè, quella è la guerra dei ricchi e ai poveri, tutti quei grande Giorgia, grande, quelli saranno tutti quelli che non hanno problemi per arrivare a fine mese. Vabbè, e qual è questa cosa scandalosa che è successa? Pensate che il governo Meloni hanno stanziato nella manovra 900 milioni, cioè quasi 1 miliardo, diciamo, perché arrotondiamo, 1 miliardo di euro per chi? Per le società di calcio che si trovano in difficoltà nel pagare le tasse, contributi e si trovano indebitati. Cioè, ma avete capito, no? Cioè, questi tolgono 400 euro a un poveraccio, hanno tolto i bonus ai giovani per studiare, tolti, che l'hanno tolto, e poi 1 miliardo alle squadre di calcio per pagare i debiti e le tasse. Cioè, ma vi sembra una cosa normale? Tutti in silenzio. Grande Giorgia, forza Giorgia, tranne quelli là, solo quelli parlano. Grande, il resto protestiamo,
andrà a chissà quanti milioni di voi, non gli sta bene come non mi sta bene a me, ma ci incazziamo e poi questi fanno quello che vogliono, questi fanno quello che vogliono, fascisti, altro che peggio dei fascisti. Io non ho mai visto, abbiamo avuto dei governi che, mamma mia, è una vita che in Italia non abbiamo un governo come si deve, tranne il periodo di Conte, Giuseppe Conte è stato un po' sfortunato perché è capitato il periodo della pandemia, anche lui ha fatto qualche errore, però insomma, ma sono tanti tanti anni, ma peggio di questo, cioè io le sto sentendo di tutti i colori, le stanno, è una vera e propria guerra ai poveri a favore dei ricchi. E chi aveva qualche dubbio che questi vanno a favore dei ricchi, cioè mettendo anche il contante a 5.000 euro e compagnia bella, come ha detto Conte, per agevolare tutti quelli che, delinquenti, farabutti, eccetera, eccetera. Beh, adesso 1 miliardo alle squadre di calcio che sono nel bisogno. Ma ci vogliamo scandalizzare o no? Ma dove siete? Quelli che dicono forza Giorgio, ma mettete per la capra in tuo gabinetto, vergognatevi! Che poi tra parentesi, un poveraccio che prendeva 400 euro di reddito di cittadinanza, con 400 euro, metti che è uno solo, e paga il peggiore. Ma quanto tempo può campare? Con 400 euro se ne va a fare le vacanze, si va a fare la bella vita, si accatta un Ferrari, si accatta la macchina. Dopo che ha pagato il pigione, la luce e le bollette su 400 euro, ma che gli rimane? Non può nemmeno mangiare. Metti che c'ha la casa di proprietà, e no, non la può avere, se no il reddito. E quindi, cioè, incredibile. Incredibile, si tolgono 400 euro ai bisognosi, ai barboni, quelli che dormono alla ferrovia, che fino a ieri si potevano permettere di comprarsi una pizzetta con il reddito di cittadinanza, anche dormendo in mezzo alla strada o in macchina, questa povera gente. Mo niente più. Guerra, perché questi devono morire, sei povero e devi morire, i soldi vanno a chi ha già tanti soldi, e cioè a loro, ai politici, ai parlamentari, bonus 5.500 euro a Natale, a tutti quanti, e viva l'Italia, e viva l'Italia, e viva l'Italia, puzzata passano guai, puzzata passano guai, cioè ma vi rendete conto? Un politico, dopo che ha fatto un solo giorno da parlamentare, ottiene, come si chiama, o vitalizio. Dopo 4 mesi che si ci fanno pure o parlamento, la pensione, pensione d'oro. Un povero lavoratore che si fa un mazzo tanto per 40 anni, quando va in pensione a 67, 70 anni, cosa gli danno? 700-800 euro al mese, puzzata passano guai. E oggi sentiamo dire che dopo tutto questo sprecello, aumento di gas, dei prezzi al supermercato, non si può più comprare. Non per insalata fino a 2 mesi fa costava 40 centesimi, ma c'è un euro per accattare un per insalata. Un per insalata c'è un euro. Dopo tutti questi sprecelli e tutti questi problemi e guerra ai poveri, il governo Meloni, la grande ricottara, la grande burina, il grande parlamentare, per quelli che dicono forza Giorgia, è finita la pacchia, tutti sti scemi, non vi scandalizzate, imbecilli, che hanno dato 1 miliardo di euro alle squadre di non ce la faccio più. Io un giorno me ne sono andato da questa nazione, per 7 anni ho vissuto in Inghilterra, ma a me mi mancava Napoli, non ce la facevo a mangiare quello che si mangiava là, a essere come sull'oro, fritto, e c'è me ne sono venuto a Napoli una volta.
ma non ce la faccio più questa nazione, mamma mia, fa proprio schifo.